Street art, hip hop, circo sociale, danza aerea e musica. Così ad Arezzo i giovani talenti trovano spazio e con loro alcuni luoghi della città prendono vita. Tutto questo grazie ai progetti finanziati dal Comune di Arezzo per le attività ricreative e sportive destinate ai giovani. Comprendono tantissime discipline in uno spazio ristretto come è il periodo autunnale, ma veramente date importanti, tra l'altro sono già iniziate, quest'anno abbiamo fatto la conferenza stampa un po' in ritardo, ma ci danno modo di capire quanto le nostre associazioni lavorano, nel vero senso della parola, per il nostro territorio, e quindi questo è un piccolo premio che il Comune ogni anno vuole dare, e è un regalo alla città che loro fanno e quindi noi li sosteniamo. A vincere il bando sono stati in tre. L'associazione Progetti per la danza propone Urban Contest The Other Side of Art. L'evento si svolgerà a Villa Severi il 15 e 16 novembre, domenica 17 l'evento finale al Teatro Tenda. Cosiddetti writer che possono poi realizzare dei graffiti per l'appunto molto simili a questi, che poi faranno parte della scenografia del contest finale che si terrà domenica. E ancora l'associazione Contraerea con il Tuscany Aerial Festival, il primo festival dedicato alla danza aerea in Toscana. Un festival a cui noi abbiamo tenuto tantissimo, inizierà il 1° dicembre con una serie di lezioni teorico-pratiche legate al circo sociale, alla nutrizione consapevole dello sportivo e alla promozione di eventi. L'11 e 12 gennaio invece ci saranno le attività per gli adulti, dove verranno docenti da tutta Italia e anche da fuori Italia, e l'11 di gennaio ci sarà al Teatro Mecenate uno spettacolo di una compagnia circense che si occupa di discipline aeree molto famose, la Lucir, e lo spettacolo di presentazione di tutti gli insegnanti che hanno partecipato a questi workshop. Infine spazio alla musica con il progetto dell'associazione Le Sette Note, ricreando Oltre il Suono. Su questo progetto noi abbiamo presentato 8 concerti che andremo a produrre, diciamo, dal 19 di ottobre. Il primo abbiamo il prossimo, il 9 di novembre, dove vedremo la partecipazione di grandi talenti del territorio, giovani talenti accompagnati da straordinari artisti di comprovata esperienza, per creare una sinergia musicale fra generazioni, ovviamente improntato quasi tutto sulla musica classica. Sono 8 appuntamenti alla CAMU, che è il luogo deputato ad Arezzo per ascoltare la buona musica classica.